Questa puntata è offerta da Secchezza delle Fauci e il loro disco Box Doppio e Vagin, il gin dell'agilista. Sta per iniziare il podcast di Agile for Italy. www.agileforitaly.com. Il www che poi è l'internet, quello che si apre col Chrome, che però si usa anche il Firefox, se vuoi. Là. E benvenuti al nuovo podcast di Agile for Italy, sempre il vostro Tiziano Davide e Pierpaolo. Ringraziamo sempre gli sponsor, tra cui Mutande Uomo, Scarpe Giovinezza, la nuova linea moda di Davide, che non vuole che si sappia il cognome, magari sia tutto sul sito www.agileforitaly.com. Grandi persone che ci danno grandi feedback. La prima, ascoltate le puntate a due volte la velocità o a 0,5 la velocità, seconda di quanto volete ridere. Vi ricordiamo il meetup di Meetup 14 giugno, Milano, Talent Garden, Emiliano Soldi, bella roba, birra alla fine. Detto questo, parliamo di planning. Ci siamo, staremo nei tempi. Il planning, momento iniziale dello sprint che abbiamo discusso la volta scorsa. Quindi sempre sul sito siamo qui. Siamo qui col ditone. Voi trovate sul sito un grafico in cui vi fa vedere c'è tutto un ditone, lo sprint. C'è un ditone. Ho un dittongo. Il lavoro da eseguire nello sprint è pianificato durante il planning. Tale pianificazione è creata grazie al lavoro collaborativo dell'intero Scrum Team. Si incontra tutto lo Scrum Team. Quindi Scrum Master, PO e Dev Team. Lo sprint planning è limitato temporalmente ad un massimo di 8 ore per uno sprint di un mese. Per sprint più brevi l'evento è di solito più breve, però al massimo 8 ore. Davide, nel caso in cui lo sprint sia di 2 settimane, quanto lungo è il planning? Il planning io direi un'ora. Un'ora sbagliata. Al massimo 8 ore, uno potrebbe impiegarci lo stesso 8 ore. Sì, vabbè. No? Al massimo 8 ore, dopo 8 ore liberano dei cani e sta gente va via. Come il signor Barnes e Simpson, no? Liberate i cani e sì. Ok, quindi ovvero 2 settimane, 4 ore, è sufficiente, insomma. Lo Scrum Master si assicura che l'evento abbia luogo. Sai com'è? La gente a volte non scappa. Non fa... E che i partecipanti ne comprendano la finalità. Stiamo pianificando il lavoro dello sprint. Non stiamo facendo refinement, non stiamo facendo retrospective, non stiamo facendo demo, non stiamo ripensando il prodotto, stiamo facendo planning. Il planning è brutto farlo in cui si parla effettivamente delle cose che ci sono da fare se non sono state prima raffinate. In Scrum il refinement non esiste, non è obbligatorio, dice che tutti gli elementi devono essere stimati, non tutti gli elementi che interessano essere stimati a sufficienza, stimati e approfonditi a sufficienza. Però il refinement non esiste, però arrivare al planning che non si sa di che cosa si sta parlando, che non si è mai visto niente, che non si sa la direzione, che non si sa questo, quest'altro, e allora andate a parlare. Esatto, non sono d'accordo su questo. No, perché è una perdita di tempo. Sì, poi il PO si fa un gol nella sua testa, va là, 12 ore a parlare della cosa, poi non si combina niente. Infatti ho detto un'ora anche per quello, perché ad esempio io arrivo al planning che il dev team... Non ti dico che sanno l'80% di quello che ci sarà da fare, ma al 79%, ok? Quindi durante il planning si decide cosa inserire nel prossimo sprint, ma già tutti focalizzati. Ma è chiaro che nell'evoluzione di un prodotto il team stesso vive il prodotto, quindi non è che è una quello che viene fatto nel planning non è qualcosa che viene stravolto rispetto all'evoluzione che c'è. Chiaramente il PO cerca di modulare le priorità, il dev team cerca di evidenziare eventuali enablers che ci possono essere, ma non è che è tutto un qualcosa di diverso da quello che si è chiuso alla cerimonia precedente, è un'evoluzione. Però non è scontato, cioè bisogna essere già bravi. Certo, però dico solo un'altra cosa, per quanto mi riguarda l'incertezza di qualche attività che mi entra nello sprint e deve essere messa nel discussa nel planning perché non ne ho parlato prima, è ciò che risulta dalla retrospective o dalla demo. Ovvero, se
lo stakeholders durante la demo mi dà un feedback che non ho valutato, che il team non ha valutato, allora lì sì, tra virgolette, impiega un po' più di tempo per il planning. Però se no, se è un team maturo, arriva il planning che è concentrato, diciamo così, concentrato, già centrato. E, ok. Avanti. Lo Scrum Master insegna allo Scrum Team come svolgere il tempo limite. Però fra tutte le cerimonie mi sembra quella che difficilmente sfora, però è esperienza probabilmente mia, solitamente è solo il daily, ovviamente sì, 15 minuti. Lo sprint planning risponde alle seguenti domande: qual è lo sprint goal, cosa può essere consegnato nell'incremento risultante dello sprint imminente, come sarà messo in opera il lavoro necessario a consegnare l'incremento. E non sono domande del Kaiser, sono domande di un certo livello intellettuale. Quindi, prima domanda: cosa può essere fatto in questo sprint? Il team di sviluppo lavora per prevedere le funzionalità che saranno sviluppate durante lo sprint. Il PO discute l'obiettivo al quale lo sprint dovrebbe aspirare, no? Come dei moderni cocainomani, dovrebbero aspirare, e gli elementi del product backlog che, se completati durante lo sprint, permetterebbero di raggiungere lo sprint goal. L'intero Scrum Team collabora per comprendere il lavoro dello sprint. Ma che belle parole! Secondo me è una cosa fondamentale definire per bene quello che è lo sprint goal. Quindi lo sprint goal dà una misura di quello che è il passettino da compiere per arrivare sempre di più alla vision. Fare funzionalità in maniera disorganica, comunque attinente al prodotto, è diverso rispetto ad avere un goal di sprint, come dire, definito, compreso e condiviso verso cui tendere. Assolutamente. Secondo me è un team per il quale il PO è bravo a definire e a concordare, a condividere insieme al dev team quello che è uno sprint goal, permette di aumentare anche il commitment, l'entusiasmo del team intorno al goal. Questo significa anche che all'interno dello sprint possono essere fatte anche delle funzionalità che magari non concorrono al goal, però il goal è l'elemento finale a cui tendere. Infatti formulare il goal è difficile, molto molto difficile, e bisogna essere tutti d'accordo, soprattutto, perché se no bisogna essere d'accordo, ma come dire, formulare uno sprint goal per poi sapere che non lo raggiungerai è da fessi. Sì. Perché vuol dire, cioè, non so la vostra esperienza, però a me spesso è capitato di dire: ma lo sprint goal lo formuliamo o no? Vuol dire che un PO non è messo nella condizione di avere una visione di prodotto. Io vi dico, nella mia esperienza, anni fa facciamo il planning senza dirlo in maniera esplicita, poi siamo passati a una proposizione dello sprint goal fatta dal PO, in cui magari poi il team, lo Scrum Master e il team dicevano: guarda, forse sto verbo qua sostituiamo da quello, forse magari nello sprint goal ci va anche questo. Quindi si partiva da una base e poi il team in toto la rimodulava. Ora siamo passati a un'evoluzione anche successiva: lo sprint goal comincia a essere formulato durante il PBR precedente allo sprint planning. Infatti. Questo a noi è servito tanto. Durante il PBR, diciamo, il PO dice: nel prossimo sprint goal è mia, come dire, desiderio che questo sia nel prossimo sprint è mio desiderio che questo sia lo sprint goal. Si discute insieme, si modula insieme. All'interno del PBR si definiscono gli item che concorrono a questo sprint goal. Poi durante il planning si ripete il discorso da capo, ma già con una base prestabilita, con degli item già stimati e definiti. Quindi tendenzialmente definirlo già in PBR facilita un po' il lavoro. E un'altra esperienza che ho io è che noi ci diamo il goal dello sprint anche, vabbè, naturalmente sempre, ma anche per capire all'interno del nostro team qual è l'attività più importante. Riformulo: mettiamo che ci siamo in un momento di maintenance, quello che si dice, e sigla momenti inglesi di Davide, e ci sono tante attività principali, ok, mettiamo che siano 5
5 macro attività, e il team si committa per farle tutte, ovvero ognuno si responsabilizza, dice io faccio questo, io faccio quello e quell'altro. Il goal, per quanto mi riguarda, serve anche a dire: mancano 3 giorni alla fine dello sprint, abbiamo deciso che il nostro goal è questo, tutto il team si concentra e aiuta la parte del dev team che sta andando verso il goal, ok? Quindi è anche un metodo per dire: abbiamo deciso che questo è il goal dello sprint, bene, c'erano 5 attività che abbiamo detto che si potevano fare, benissimo, ne abbiamo fatte 3 su 5, si può farne 4, di cui la quarta è il goal. Tutto il team si concentra su un'unica punta, diciamo, in modo che il goal sia raggiunto. Quindi è anche tutto il team è committato sulla stessa cosa e sa che deve raggiungere quell'obiettivo. Due cose: la prima è che le altre proposizioni del product backlog sono, ricordiamole, di Ada in consuperata fra le proposizioni del product backlog. Ma questo per farvi capire la mia conoscenza della grammatica italiana, sì, e della mia lingua inglese. L'altra cosa è che comunque il goal dovrebbe aver collegato un obiettivo di business, un obiettivo di valore. Quindi un planning che non ha un obiettivo, che non ha un goal, in realtà fa nascere il fatto che l'organizzazione in toto, non il PO, non il dev, ma l'organizzazione non ha ben chiaro dove vuole andare, quindi non c'è una roadmap precedente e non c'è neanche idea di dove si vuole andare. Quindi in generale è questa l'importanza. L'input per questo incontro, cioè il planning, sono il product backlog. L'input per questo incontro sono il product backlog. L'ultimo incremento del prodotto, la capacità prevista del team di sviluppo durante lo sprint e le prestazioni registrate in passato al team di sviluppo. Il numero di elementi selezionati dal product backlog, lo sprint è definito esclusivamente dal team di sviluppo. Soltanto il team di sviluppo è in grado di valutare cosa può compiere durante lo sprint. Prossimo sprint. Sfatiamo innanzitutto una cosa: comparare le velocity fra i vari team bisognerebbe prenderli, metterli alla gogna come nel medioevo, perché ogni team ha una sua velocity e se vuole se la misura, e se non vuole va a lavare in culo, fa quel cazzo che vuole. Il team sa cosa riesce a fare e cosa no, indipendentemente dagli story point, che ricordo non essere dentro la guida Scrum. Per dinci. Quindi ripetiamo un attimo: la velocity di un team è diversa dalla velocity di un altro team. E qua c'è una nuova sottocategoria che era nata tempo fa, che è Agile per le bestie. Sigla! Sta per iniziare Agile per le bestie. Ma poi quello che dico io, quello che il valore di un team è il numero di story point che eroga, il numero di item che eroga, oppure il valore che produce? Valore che nessuno poi misura, perché poi se uno va a fare il confronto di velocity non si pone il problema di che cosa stiamo guadagnando, si pone solo il fatto che la gente faccia cose, e a quel punto dovrebbe dirsi: noi stiamo facendo agile o no? Non Scrum, agile, no? Sì, altra cosa fondamentale di questo, dammi man forte. Sì, noi te la diamo man forte. Cazzo. Però c'è da dire anche che in ogni organizzazione, tra virgolette, tutto deve essere misurato, ok? Bisogna quindi comprendere solo, tra virgolette, che ogni team ha una velocity diversa. Dopo, la velocity in sé serve al team stesso, serve. Sì, però misuriamo le cose, o si misura tutto, sì, o si misura quello che serve, ma guarda caso si misura sempre quello che non serve. Allora, no, si misura quello che serve al manager per andare a vendersi qualcosa. Come si misura il valore? Il valore si misura in base ai feedback, ad esempio, degli stakeholders, di tutti quelli che sono coinvolti. Ma il feedback, come fai a misurare il feedback? Guarda che la misura del valore è una delle cose più complicate che c'è. Ho capito, però noi lavorando in Agile dobbiamo dare il fatto che dicevamo prima. Il feedback è il fatto, quello che abbiamo detto prima tra virgolette, di cosa è fatto. Io prima dicevo verso chi è fatto, che abbiamo detto per certi può non essere utile, per certi utile, quello lì è la misurazione del valore, secondo me. Basta solo che il manager di riferimento, che poi deve andare a vendersi a sua volta al suo capo, appunto, abbia la misurazione di tutto. E secondo me, con la velocity, che dicevamo prima che non serve, è diversa, è il team che si organizza, perché nel momento in cui fai un inception e dici: questo prodotto lo erogo in 300 story point, ok? È solo il team che sa che 300 story point, perché ha dato lui dei valori alle epiche,